Buongiorno a tutti, benvenuti a questo video. Io sono Spaz89 e questo video, come vedete dal titolo, è dedicato al Chievo Verona. Un video un po' diverso dal solito. Avevo annunciato nei primissimi video, forse il primo, che avrei parlato non solo di fantacalcio, e dato che mi interesserà concentrarmi sempre maggiormente anche sulla parte calcistica, non tralasciando ovviamente il gioco più amato. Però ci tenevo a fare questo video, sentivo, ci erano giorni che dicevo lo devo fare, perché mi ha veramente rattristato come è finita tutta questa vicenda, ci sono rimasto male, io sono cresciuto con questa favola, come la chiamavano tanti, e mi ha veramente rattristato vedere una storia così bella in partenza finire così, così male, perché peggio non poteva andare, obiettivamente meno della terza categoria non esisti, quindi proprio peggio non poteva. Mi dispiace, sinceramente non lo so, è una cosa strana, normalmente non succede proprio questo nel calcio, nel senso che di solito quando le cose buttano male a livello finanziario, sì, si rischia il fallimento, tutto, però si riesce in qualche modo, magari con qualche aiuto di qualche imprenditore che arriva nuovo, così a riniziare magari per meriti sportivi, Serie C, Serie D, eccellenza, diciamo. Beh, però terza categoria è veramente basso. Faccio e penso che non sarò l'unico a fare un in bocca al lupo a Sergio Pellissier, che in questo momento si è fatto carico, dato che per lui sicuramente ha significato tantissimo il Chievo, è stata la sua carriera praticamente, quindi, o la parte più bella della sua carriera. Perciò gli faccio un grande in bocca al lupo, sportivamente parlando, ha dimostrato di essere veramente attaccato a quella maglia, a quei colori. A me dispiace, sinceramente capisco che cosa ha portato da un punto di vista, diciamo, dei regolamenti e tutta questa situazione. Prima era finita, diciamo, nel vortice delle plusvalenze fittizie, diciamolo, un escamotage utilizzato da tantissimi a tutti i livelli. Ne abbiamo viste tante in questi anni, anche da parte di grandissimi club italiani ed esteri, perché non è che ce le inventiamo solo noi le cose. E peccato, adesso non voglio fare la demagogia che il piccolo ci rimette perché tanto il grande non lo toccano mai, però sì, forse ci vorrebbe un po' più di uniformità di giudizio, ma lo dico così a livello generico, non sono un intenditore di giustizia sportiva, quindi mi fermo un attimo prima, è la sensazione che hanno tantissime persone, però giustamente poi ci possono spiegare che sbagliamo per determinati motivi tecnici e probabilmente è così, però dispiace. Poi in realtà il vero motivo per cui, da quello che ho capito del seguito, che non si sono potuti iscrivere in Serie B era in realtà un problema sui contributi. Nel senso che avevano rateizzato il debito dei dipendenti, tutti quanti, giocatori e non, con il fisco, ma in un rateo troppo lungo che invece non viene ammesso a livello sportivo, perché mi sembra che abbiano rateizzato in 12 rate, ma credo non si possa andare oltre le 4 in ambito sportivo per i regolamenti che ci sono vigenti. E quindi si sono trovati, diciamo, in questo cul-de-sac, come si dice, e non c'era tanta uscita possibile. L'esito era questo. Forse un po' è stata sottovalutata la cosa, ci si aspettava forse un po' più di elasticità. E dall'altra, chiaro, sono dinamiche complesse, poi io non voglio andare a fare commenti perché tante società in questi ultimi 2 anni soprattutto hanno avuto tanti problemi nel stare al passo con il pagamento stipendi, contributi, a tutti i livelli, parliamo delle maggiori, alcune hanno fatto più scalpore di altre, ma ce n'erano tante che non erano anche l'anno scorso a posto coi tempi. Poi si sono messi d'accordo con i propri dipendenti e tutto, però purtroppo poi col Covid la cosa è ancora più esplosa, se già avevi problemi prima, dopo è diventato difficile.
E poi saranno argomenti che andremo un po' ad analizzare più avanti in altri video, perché chi mi conosce sa che tengo molto anche agli aspetti economici. Forse qualcuno l'ha già capito a chi ha visto magari quando ho dato i voti del mercato, come ho tenuto conto in maniera differente. Mi rendo conto, l'ho adattata ad ogni realtà, quindi non ho tirato una riga e dire boh, i numeri sono questi, punto. Ho cercato nella mia maniera di interpretarli in maniera positiva o negativa. Quindi tornando al Chievo, comunque mi dispiace un sacco, sinceramente spero nel miracolo sportivo che credo che il nuovo allenatore sia Allegretti, mi sembra. Quindi faccio in bocca al lupo anche a lui, spero che in pochi anni possa almeno tornare nel professionismo. Poi dopo dipenderà ovviamente dagli investimenti e tutto, però spero che almeno in Lega Pro riescano ad arrivarci. Quindi faccio un grande in bocca al lupo. Poi mi è dispiaciuto, devo dire ancora una cosa che ho letto in alcuni articoli che vedevo su Facebook riguardanti la vicenda. Ogni tanto mi piace su tutti gli argomenti, leggo i commenti. E il sentimento popolare mi ha fatto dispiacere e tristezza, poi per carità è una cosa mia, mi ha fatto male vedere tantissima gente che dava addosso. È vero che il web su tutto esalta e amplifica queste cose, la rabbia, l'emotività negativa e tutto. Non mi aspettavo, nel senso il Chievo non mi è mai sembrato una squadra che possa aver pestato i piedi a tante società o altro, quindi non me l'aspettavo sinceramente. Anche i tifosi di grandi squadre, non ho capito quale fosse il problema, però limite mio, quindi va bene così. Detto questo, ancora l'ultimo in bocca al lupo e se volete aggiungere qualcosa nei commenti, volentieri ne parliamo. E se no, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti quanti, ciao!